non so. Allora, questo è un'iniziativa che vi volevamo raccontare, non è uno sponsor assolutamente, però esiste una ditta, un signore che ha deciso di creare delle birre dando lavoro alle persone detenute. Questa si chiama Agatta Buia. Birra vale la pena. Poi abbiamo Dragoncella. Questa birra è prodotta con il metodo artigianale, eccetera, eccetera, ed è prodotta da persone che da detenute sono riuscite ad essere reintegrate grazie al lavoro. E poi abbiamo Fa Er Bravo. Adesso questa, perché è un'iniziativa carina che volevamo raccontarvi e che appunto non è uno sponsor, assolutamente ci tengo a ribadirlo, perché non è questo certo il luogo dove avremmo portato una situazione del genere, ma perché il progetto Carcere Scuola, e nel frattempo chiedo a qualcuno di chiamare Paolo Tornaboni che è fuori, il nostro progetto Carcere Scuola ha un obiettivo, quello di sensibilizzare, ne sono arrivate altre, che c'è anche Chiave de Cioccolata, vabbè questo non c'entra con, si vede che qualcuno in cella mai va la cioccolata, sensibilizzare le, Amara Femmena però la voglio capire. Ah no, deve essere qualcuno che è stato lasciato dalla fidanzata. Ecco, queste birre raccontano le storie di chi è stato dentro e che poi, uscendo fuori e mettendosi a lavorare, ha avuto l'opportunità di raccontarsi come persona e di farlo in maniera ironica. In qualche modo i ragazzi che si sono confrontati con i detenuti, io insieme a Paolo siamo stati comunque il ponte, i tramiti di questo dialogo, ci siamo proposti di fare in modo che ci fosse questo scambio di umanità, perché solo così avviene non solo il reinserimento del detenuto e la rieducazione, ma avviene anche l'educazione delle nuove generazioni. Poi ovviamente su questo tema ci sarebbe da dire tantissimo, no? Al di là del fatto che poi il tema del libro è che siamo tutti un po' chiusi in cella, quindi un po' da reinserire siamo tutti quanti, per un verso o per un altro. Ma ecco, adesso abbiamo voglia di raccontarvi anche da un altro punto di vista l'esperienza che abbiamo vissuto e le scoperte che abbiamo fatto all'interno di essa. Paolo. Dove preferisci? Dove appoggiare? C'è uno sgabello. Altrimenti ti metti qua con questo microfono qua. Cosa pensate? Che io sia sopravvissuto a quel giorno, a quella morte? Ho gli incubi ogni notte, le lacrime sugli occhi ogni giorno. Ora mi sento protetto da quelle sbarre, ma fuori sarà l'inferno. Io sono dannato. Mi sto adattando alla mia condizione, sì. Mi dona la dannazione, gente comprensiva ne è pieno il mondo. Mai incontrato uno. Un lupo veglia sulla mia anima e ogni tanto attacca la mia coscienza, ma non è una mia creatura. È stato creato dalla gente e si nutre del loro odio. Ogni volta che qualcuno mi fa del male, lui diventa più forte, più cattivo. Si nutre del loro odio e dilania le loro dignità. Vive per piegare l'immoralità umana. Io ero un cucciolo quando sono uscito la prima volta, inesperto, ben difeso, mi hanno trasformato in un lupo, feroce come un lupo ferito, il dolore mi acceca, mi hanno deviato, corrotto, spinto al limite, voglio tornare me stesso. Non costringetemi a diventare un animale,
Ho un'anima e la rivoglio. Sì, perché ora l'ho persa in una notte senza luna. Vedo la mia vita bruciare come un oggetto nel fuoco, ma non riesco a raccoglierla senza bruciarmi. Calmati, lupo. China il capo per una volta, lasciati accarezzare, lasciati toccare, non attaccare e non fuggire. Sii forte di te stesso, ma solo una mano potrà toccare il mio capo, il mio cuore. Vivere basta, non piace. Sopravvivere è assurdo. Io scrivo solamente per liberare il cuore ed impegnare la mente. Gianni. Questo è il quaderno di Gianni. Rappresenta l'ultima parte del libro. È un quaderno Giampaolo che è stato scoperto, in realtà me l'ha consegnato in mano per la prima volta un ragazzo che si trova qui, che si chiama Piero, e io ho letto esattamente i brani che vi ho adesso illustrato. Ho letto questi brani e ho chiesto di chi fossero. E Piero mi ha indicato che dovevo rivolgermi ad un'altra persona, Fabrizio Collevecchio, che è l'ispettore capo della terza casa di Re Bibbia. E Fabrizio mi ha consegnato nelle mani un quadernetto, e questo quadernetto scritto a mano apparteneva a questo ragazzo Gianni. Penso che sia giusto che la racconti Fabrizio questa storia. Giampaolo, grazie, mi sono presa un po' di... Si sente? Dunque, Gianni era un ragazzo, una persona come noi, come tutti noi, che... ha avuto la sua prima parte di vita in periferia di Roma, dove abitavo anch'io. Dopodiché ci siamo persi di vista, e la sua seconda parte di vita l'ha continuata a vivere a Roma, dove aveva preso delle case popolari insieme alla mamma, insieme al padre, ed era stato anche fidanzato, quindi aveva una compagna di vita con la quale procedeva una vita meravigliosamente. C'è da dire che questa persona, questo mio amico che io conoscevo, che non ero neanche facente parte della polizia penitenziaria, già allora con del disciolto corpo degli agenti di custodia, lui era una persona che ci seguiva, perché da ragazzo facevo parte di questo gruppo chiamati Perfetti Sconosciuti, e facevamo del rock, quindi lui con noi collaborava scrivendo anche parte dei testi. Fatto è che difatti Chissà se perderò il sorriso è stato scritto da questo Gianni. Voglio premettere che Gianni è un nome dato, dove diciamo è più un pseudonimo, perché il suo vero nome non è Gianni, ma lui e io abbiamo preferito non esplicitarlo fino in fondo il suo nome, per motivi di privacy, e proprio perché lui lo desiderava che fosse così. La vita va avanti, quindi va avanti, io mi ritrovo a lavorare nel carcere, dopodiché dopo 25 anni un ispettore di capo di polizia penitenziaria, quale io sono, si ritrova dall'altra parte del fiume questa persona che fino a 25 anni fa era amico, e gli aveva dato anche una mano per costruire un CD di 8 brani. E quindi diventa una condizione dove immedesimarsi in certe persone, riconoscere un tipo di amicizia, ma in quel contesto comincia a diventare un po' particolare. C'è la soggezione, c'è il modo in cui uno si deve presentare, ma c'è anche tutta una curiosità da parte di chi è un'istituzione, quindi da me, a sapere che cosa è successo. Quindi inizia questo discorso, inizia la comprensione di quello che è accaduto, e Gianni era in prigione perché aveva commesso un reato molto efferato. Il reato che aveva commesso l'aveva commesso per difendere la sua ragazza, la sua compagna di vita,
e finì male, perché durante questa c'è stata una rissa, c'era un ragazzo, un extracomunitario, che senza togliere niente agli extracomunitari aveva un coltello in una mano. Quindi questo coltello dalla mano di una persona poi è andato a finire alla mano di Gianni, e per legittima difesa lui ha reagito. È inutile dire che tutta questa situazione, per lo Stato italiano e per le leggi che sono ancora in vigore, lui è finito in carcere. È finito in carcere per eccesso di questa legittima difesa, ma più che altro per omicidio. Quindi ha fatto tanti anni di carcere. In questi anni di carcere lui ha perso il padre, ha perso la madre, e dove presero questa casa popolare, sappiamo benissimo, perché abitiamo tutti in Italia, questa casa popolare fu tolta, per cui a quel punto anche la ragazza venne meno a lui, lasciandolo. Nel carcere ci sono molte possibilità di reinserimento. Nel carcere, non mi voglio dilungare, queste cose di reinserimento si chiamano trattamento del detenuto. E uno degli elementi del trattamento dei detenuti è il lavoro. Ma ci sono molti detenuti, quindi non si può promettere a tutti il lavoro sicuramente. Lui è stato uno che il lavoro non è riuscito ad ottenerlo nell'immediatezza, per cui ha continuato a stare più giù del solito. Voleva far parte di una compagnia teatrale che all'epoca, in questo istituto dove io prima lavoravo, brillantemente portava avanti alcuni contesti sociali, e li portava anche fuori il muro di Re Bibbia. E lui era contento di volerne fare parte. Ovviamente, sempre perché siamo in Italia, non tutti possono far parte di questa cosa. Praticamente Gianni è stata la persona che si è dovuta buttare giù fino alla fine, fino a quando poi inaspettatamente è giunta la sua uscita, perché gli hanno riconosciuto poi effettivamente la legittima difesa, che non toglie il reato, sconta, finisce la pena, esce, ma il reato rimane. Giuridicamente così funziona, per cui lui, consapevole di aver fatto questa cosa, che se l'è portata dietro, e aveva comunque fatto all'interno di questo percorso detentivo degli scritti, delle poesie, un digetto, quello che qualsiasi cosa gli veniva in mente lo poneva su questo quadernino. Non essendo riuscito a far parte di questa compagnia teatrale, sapeva che io suonavo, perché io dall'84 avevo già questa band, e aveva fatto un pezzo, un brano musicale per noi, me lo lasciò, me lo donò, chiedendomi proprio di poter fare qualcosa analogamente a un brano musicale, che sia stato uno spettacolo, qualche cosa dove io potrei aver preso lo spunto e poter aver parlato di Gianni in qualche maniera. Da quel momento io sono andato via da quell'istituto, quindi non l'ho più visto. Seppi solo in un successivo momento, ma anni, differenza di anni, che Gianni si era tolto la vita fuori dal carcere, perché gli avevano tolto anche la casa popolare, quindi si era ritrovato da solo. Quindi per una legittima difesa, per un qualsiasi cosa che potrebbe accadere a qualsiasi persona, qualsiasi di noi, anche, perché no, una persona anziana che si trova davanti un ombrello e lo colpisce un molestatore che gli sta togliendo un borsello, può accadere. Questa legittima difesa porta delle conseguenze che sono all'interno del carcere. Quindi Gianni, quando si è trovato fuori dal carcere, e meno male, ma senza niente, ha deciso di farla finita. Quando io ho saputo che lui non c'era più, ho deciso di esaudire quello che in effetti lui aveva tanto richiesto, cioè di mettere su, di musicare quello che era la parte della sua vita. Perché parlando con lui era una cosa molto drammatica, ma se noi, parlo da musicista a questo punto, se la mettiamo, la volgiamo in una condizione che ti metti nella parte dell'altro, perché il musicista, l'artista non è altro una persona che si mette dalla parte, diventa un'altra persona e cerca nel suo modo più cantartico possibile di trasformarla
in quel pensiero che non tutti capiscono. Quindi a questo punto ecco l'artista che cambia, diventa un altro e cerca di far capire le cose sotto un'altra luce, un altro tipo di aspetto, un altro tipo di pensiero che forse qualcun altro manco lo sa, manco lo conosce, manco lo vorrebbe capire. Quello che è accaduto a Gianni e quello che poi mi sono ritrovato in mano era materiale, un buon materiale per poter fare uno spettacolo. Nella terza casa circondariale di Roma Rebibbia, dove ora io lavoro e svolgo la funzione di capo reparto, ho avuto la possibilità di ritrovare delle persone detenute e che comunque erano avvicinate già all'ambiente musicale, quindi c'era chi poteva suonare un basso, io fondamentalmente da prima sono un batterista, e quindi è stato un'idea. È cominciata questa idea, un progetto dove insieme a quest'altro ragazzo potevamo cercare di fare in modo che la vita di Gianni, anche se era stata spenta, potesse continuare teatralmente e musicalmente, perché no. Questa cosa è riuscita grazie ai ragazzi che sono qua dietro, grazie ad Angelica Pedatella, ma soprattutto grazie al maestro Paolo Tornaboni, che ha saputo cogliere proprio il vero senso di quello che volevamo fare e portare fuori dalla voce, da fuori dal muro di Rebibbia, queste voci, soprattutto questa voce, perché ci ha dato l'inizio, lo spunto di poter iniziare un progetto. Il progetto è stato chiamato I Doppia Mandata e sta andando avanti, portando ancora non solo la voce di Gianni, ma voce di anche altri detenuti laddove possono essere portate, perché queste cose possono essere portate solo se ci sono delle prerogative. Se un detenuto ha fatto un determinato percorso ed è nei termini per poter chiedere la possibilità di poter uscire tramite un permesso con scorta, un permesso che comunque viene accettato, prima viene preso in considerazione dalla direzione, dopodiché poi viene accettato, viene poi convalidato dal magistrato di sorveglianza, sia con un permesso a ore, con permesso con scorta o con un articolo 21 dell'ordinamento penitenziario che prevede la fuoriuscita del detenuto per scopi sociali o per motivi di lavoro, alcuni ragazzi possono uscire. Quindi sapere che alcuni ragazzi che possono uscire e fanno parte di questo gruppo fondato da me è stata l'idea che ha fatto nascere il gruppo di Doppia Mandata. Ci siamo esibiti con il progetto fatto, ci siamo esibiti nel 2015 all'esterno. Ci siamo esibiti anche in un convento. L'obiettivo ovviamente non è andare fuori e diventare un Marco Mangoni oppure una Mina della situazione. Il progetto è dare la possibilità ai detenuti, queste persone che sono ristrette negli istituti, tra parentesi apro e chiudo, non sono tutte pecore bianche, non sono tutte pecore nere, cioè ci sono alcuni detenuti ai quali uno può fare affidamento e capire che si sta reinserendo, e sono queste le persone a cui uno mira direttamente per poter far capire che poi alla fine con il suo comportamento ci fa capire che sta cambiando, vorrebbe cambiare e sicuramente cambierà. È inutile dire che le percentuali sono basse, però questo progetto che inizia musicalmente non è altro che un braccio, un'estensione di quello che è stato sempre chiamato dal 1990 il gruppo di osservazione e trattamento del detenuto, che mira sostanzialmente a capire chi detenuto sei, che persona sei, fondamentalmente cosa vuoi fare, e la musica fa parte di questo elemento. Gli elementi sono molteplici, il lavoro è quello prima di tutto. Io sono musicista, non faccio l'imprenditore edile, e quindi grazie a questa mia possibilità, ma soprattutto anche alla direzione della terza casa circondariale di Roma Rebibbia, quella a custodia attenuata dove lavoro, grazie anche, voglio dire, al direttore e il comandante, ma anche a tutto il personale che lavora lì dove lavoro io, c'è stata questa sorta di collaborazione affinché
insieme si potesse andare a sviluppare un gruppo formato da persone che sono suore, avvocati, volontari, polizia penitenziaria e articolo 17, che comunque sono sempre sotto una forma di volontariato in carcere, che entrano e hanno ognuno il suo ruolo. Quindi ci si trova davanti a persone che non si sarebbero mai messe in contatto, un poliziotto con un detenuto, o una suora con un avvocato, oppure un volontario con un professore di musica, magari in altri contesti forse sì, ma tutti insieme no. Quindi questo è stato il progetto che noi stiamo portando avanti, perché è un progetto molto diverso dagli altri e è una volontà che è stata esaudita. E a me ha fatto molto piacere, perché poi alla fine è diventato anche parte di questo libro, grazie ad Angelica Verdella e a Paolo Poparella, che hanno voluto inserirlo nella terza cella, quindi nel terzo paragrafo di questo libro, che è Un germoglio tra le sbarre. La storia di Gianni è inutile raccontarla, io credo che è il caso più di leggerla, ma non era altro che uno di noi, continuerà ad essere uno di noi solo perché noi abbiamo dato modo a lui di poterla continuare a vivere tramite questo libro, tramite questo racconto, ma soprattutto grazie ai Doppia Mandata. Il gruppo dei Doppia Mandata, quindi il progetto, non finisce con Gianni, perché è un progetto che punta sull'esperienza dei detenuti. È proprio fa parte proprio di un elemento del trattamento dei detenuti, ma questo progetto si è legato ultimamente a una cosa che è molto importante, si è legato il teatro che adesso si sta svolgendo all'interno di carceri, alcune carceri, ma io parlo soprattutto per quanto riguarda la terza casa circondariale con il circuito ICAT, quindi a custodia attenuata. Abbiamo l'onore della partecipazione del regista Giancarlo Capozzoli e del regista De Circo Francesco, che entro la fine dell'anno e nel prossimo anno, nell'anno che verrà, quindi credo nella metà dell'anno, giugno, sempre insieme ai ragazzi che fanno parte di Doppia Mandata, e quindi ci saranno oltre a loro dei ragazzi che saranno in grado di diventare questi attori che non sono mai stati, quindi attori di loro stessi, a rappresentare del teatro insieme a Doppia Mandata, e faranno questa rappresentazione all'interno del carcere. E io adesso come adesso credo di poter estendere l'invito a tutti quanti quelle persone che sono qui presenti davanti a me, ma saranno estese davanti anche a persone e a personaggi che fanno parte comunque della giustizia, del ministero, del dipartimento, perché non è da sottovalutare questo aspetto, è molto importante. Noi che ci crediamo lo vogliamo portare avanti. Se vedrete che questa cosa è possibile assaporarla con un altro tipo di palato, io ve ne sarei grato, come se saranno grati anche tutti i ragazzi che sono qua, perché loro sono solamente una piccola parte dei ragazzi che hanno potuto partecipare oggi, poiché la magistratura non a tutti concede la possibilità di uscire. Parliamo delle concessioni che fine pena, un terzo della pena, insomma dinamiche che non sto qui a spiegare, ma che purtroppo oggi solamente due persone hanno comunque fatto in modo che i Doppia Mandata e la parte teatrale esistano ancora, e per farveli vedere. Grazie, scusatemi.